Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi dispiace moltissimo non essere lì con voi, ma sono in Puglia e sto girando un film, ma sarò lì sicuramente il 19. E intanto volevo cominciare con ringraziare il sindaco Gaetano Manfredi, volevo ringraziare l'assessore Luca Trapanese, tutti i giornalisti e tutti coloro che stanno contribuendo per far sì che questo premio solidarietà continui a premiare il cuore. Perché noi lo facciamo veramente con il cuore, ormai sono anni che grazie a Diego Di Flora partecipiamo a questo evento meraviglioso fatto di emozioni e di veramente di cuore e con il cuore andremo a aiutare, grazie a tutti voi, chi è meno fortunato. E quindi vi dico grazie, vi auguro una buona giornata e ci vediamo il 19. Un bacio a tutti voi. Per me è un piacere ed un onore sostenere questa manifestazione che da anni ha realizzato progetti unici a Napoli. Quest'anno sarà dedicato ai bambini del Santo Bono. È una manifestazione dove le energie e la professionalità che mettiamo in campo sono di altissimo livello. Siamo sicuri che, come sempre, la città di Napoli risponderà in maniera eccellente. È sempre stato fatto il sold out addirittura una settimana prima dello spettacolo, quindi ci aspettiamo anche quest'anno di avere tantissime persone e di sostenere i bambini del Santo Bono. La 14ª edizione dell'evento benefico Un mondo di solidarietà è in programma sabato 19 novembre al Teatro Mediterraneo con Madrina Maria Grazia Cucinotta. Anche quest'anno i fondi raccolti nel corso della serata saranno destinati ad uno scopo benefico, che stavolta è l'acquisto di una sonda ecografica wireless per un'ambulanza del trasporto neonatale dell'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. Ora un'organizzazione titanica con tantissimi artisti per supportare forse i più fragili del mondo, i bambini malati. Un onore essere qui in rappresentanza loro del nostro ospedale, soprattutto per ringraziare Diego Di Frola, Maria Grazia Cucinotta per aver scelto ancora una volta il nostro ospedale e il nostro territorio. È una manifestazione importante che si è consolidata negli anni e che rappresenta un punto di riferimento per il mondo della solidarietà napoletano. È una raccolta che è sempre più ricca e che consente di investire sulla sanità. In questo caso ci sarà un sostegno a delle attrezzature mediche per la terapia neonatale del Santo Bono, quindi una grande prova di solidarietà di Napoli, ma anche un impegno della società civile per essere vicino ai bisogni dei cittadini e soprattutto dei più fragili, in questo caso dei neonati.